Questo brano è veramente molto bello e molto profondo e ci fa entrare dentro dei misteri molto molto grandi. Adesso chiederemo al Signore che ci aiuti a comprenderli, a penetrarli, perché noi ricordiamo sempre l'ammirabile parabola del seminatore, dove il nostro maestro, a proposito del seme seminato sulla strada, dice queste parole: tutte le volte che uno ascolta la parola e non la comprende, viene il diavolo e ruba il seme seminato. Ossia, è come se quelle cose non le avesse mai ascoltate. Scivolano, scorrono, come sono impermeabile sulla nostra anima, senza poi lasciare traccia alcuna. I passaggi di questa seconda parte del terzo capitolo della prima lettera ai Corinzi sono molto importanti e delicati. Anzitutto cerchiamo di contestualizzare il senso del discorso di San Paolo. San Paolo, come sappiamo, ce l'ha detto nei primi capitoli della prima lettera ai Corinzi, è stato mandato ad evangelizzare, dicevo, non a battezzare, cioè a dare il primo annuncio della fede, quella che si chiama nel linguaggio della Chiesa l'implantatio ecclesiae, cioè in un ambiente dove la Chiesa non c'era, dove il nome di Gesù era sconosciuto, il primo annuncio era chiamato conversione, kerygma si chiama così. Si andava appunto dai pagani dicendo: guardate amici cari, sappiate che Dio esiste, è uno solo, ha mandato come unico salvatore fatto uomo per noi il suo figlio Gesù Cristo nel mondo, che ha sofferto, ha patito per i nostri peccati, è risorto per la nostra giustificazione, è stato da Dio costituito come unico salvatore e giudice dei vivi e dei morti. Ci credi tu? Sì, bene. Ora ti battezzo e poi comincerai piano piano a approfondire la vita cristiana, a vivere secondo il Vangelo. No, non sei battezzato. Ora, la comunità così neonata, quindi formata da coloro che avevano creduto e che erano battezzati, era poi affidata, come così è anche oggi, alle cure di qualcuno che doveva farla crescere. Cioè, dopo il primo annuncio c'è tutta quanta la vita cristiana da imparare, da approfondire, la fede, i comandamenti, la vita comunitaria, i sacramenti. È come succede oggi nelle nostre chiese: ci sono le diocesi, ci sono le parrocchie. Cosa si fa in parrocchia? In parrocchia si dovrebbe anzitutto... Il parroco deve fare questo, anzitutto secondo la legge della Chiesa: predicare il Vangelo, quindi far crescere nella fede i propri, i fedeli a lui affidati, amministrare i sacramenti insegnando ai fedeli la loro importanza e utilizzarli con sempre maggiore santità e devozione, e aiutarli tutto e per tutto nella crescita spirituale, ecco, quindi pasce, pecorelle. Questo dipende poi anche da quanto i fedeli si fanno aiutare, da quanto si rivolgono al pastore, da quanto gli chiedono aiuto, gli chiedono colloqui, direzioni spirituali o cose di questo genere, no? Quindi questo è il contesto in cui parla San Paolo. Dice: attenzione, io ho posto il fondamento, cioè io ho predicato il Vangelo, nessun fondamento si può porre se non quello di Gesù Cristo. Quelli che poi dovranno farvi crescere nella fede dovranno costruire la vostra fede su questo fondamento. Sappiamo bene, insomma, che già ai tempi di San Paolo cominciavano a circolare i primi problemi, nel senso che quella che si chiama l'eresia da subito ha attanagliato la Chiesa. Lo si vedrà meglio poi nella lettera ai Galati, insomma, per di gente che l'Apostolo andava ad annunciare il Vangelo, arrivavano poi... qualcuno ad annunciare e a insegnare altre cose, quindi a porre un fondamento diverso da Gesù Cristo, e chi gli andava dietro faceva, come dice San Paolo in una sua bella espressione, naufragio nella fede. Quindi purtroppo i frutti della buona predicazione andavano poi in malora. Ecco, quindi questo è il contesto. Prosegue, quindi: sopra questo fondamento come si può costruire?
Questo da un lato fa riferimento all'opera dei pastori che devono aiutare ed edificare i fedeli, ma anche quello che i fedeli scelgono di fare. Che casa vuoi costruire al Signore? Una casa d'oro, capiamo subito, una casa d'oro è una casa meravigliosa. Una casa d'argento, beh, va bene pure questa. Di pietre preziose, niente male. Di legno, è un po' meno bella. Di fieno e di paglia, appena si avvicina un po' di fuoco, dicono a Napoli si appiccia, non rimane più nulla. Allora capiamo bene che dietro queste immagini ci sono evidentemente delle significazioni, no? L'oro, cosa deve fare un pastore in una comunità e cosa dovrebbe fare ogni singolo fedele in una comunità? Puntare al massimo. Chi è che ha dato a Dio l'oro? L'oro è l'amore ardente, sono quelli che danno il massimo. Un pastore che si spende, che non si risparmia, ecco, che dà veramente la vita, dà il massimo su tutti i punti di vista per l'edificazione del gregge, e al tempo stesso una pecorella che non si accontenta delle cose necessarie e indispensabili, ma anche attirata, diciamo così, dallo zelo del pastore, cerca di dare a Dio il meglio di sé. L'argento non è come l'oro, ma è abbastanza. Dietro le pietre preziose i maestri di spirito vedono sempre la vita secondo virtù, quindi l'argento e l'oro, chi saranno? I martiri, i santi, quindi quelli che proprio spingono forte sull'acceleratore, ma chi ha le pietre preziose sono i buoni cristiani, viva Dio che ce ne fossero tanti, quindi non quelli che fanno le chiacchiere, ma quelli che fanno vita di solide virtù, vita di fede, vita di speranza, vita di carità, vita di prudenza, vita di giustizia, vita di fortezza, vita di temperanza. Ecco, poi già nel legno sappiamo che se scoppia un incendio il legno prende fuoco, no? Quindi dietro sto legno che ci possiamo vedere un po', no? I parroci alla Don Abbondio e le pecorelle, insomma, che stanno, che zoppicano un po', che sembra che facciano quasi in favore al Signore a affacciarsi ogni tanto, no? E poi il fieno e la paglia, lo diciamo anche nel linguaggio comune, questo è fieno, questo è paglia, questo non vale niente, cioè sono quelli che altro che Don Abbondio, no? Quando eravamo seminaristi c'era il cattivo parroco, l'immagine del cattivo parroco, quello che se si ricorda va a dire la messa serale, dopodiché sparisce dalla parrocchia e non fa nient'altro in tutta la parrocchia, insomma, no? Quindi dice la messa la sera, sta in ufficio parrocchiale ogni tanto, fa qualche funerale e poi è finita la questione, insomma, no? Ecco, così magari i fedeli che si confessano sia non una volta l'anno quando lo fanno, o anche meno, la paglia, e se compaiono qualche volta in chiesa a mezzo miracolo, la loro vita di fatto è lontana da Dio, no? Ora, dice San Paolo, ciascuno sarà provato col fuoco. Che significa? La Sacra Scrittura dice che il nostro Dio è un fuoco divoratore, e l'immagine del giudizio di Dio spesso viene descritta come proprio il fuoco. Cioè il fuoco, noi dobbiamo immaginarlo, dietro il fuoco c'è, guardiamo il crocifisso che sta sopra il Santissimo Sacramento, c'è l'amore ardente. Quindi la nostra vita di pastori e di pecorelle dovrà passare attraverso il fuoco, perché quando moriremo il nostro Signore ci dirà in due parole: senti un po', guarda quanto ti ho amato io, la tua vita com'è stata? È stata oro? L'oro, se lo metti davanti al fuoco, gli fa bene, perché si ravviva ancora di più, si purifica dalle scorie, così come l'argento, così le pietre preziose, queste non vengono bruciate, ma il legno, la paglia e il fuoco vengono bruciati. Allora, purgatorio, che cosa c'è nel purgatorio? C'è il fuoco. E la pula, no? La pula sappiamo che è lo scarto della paglia, brucerà con fuoco inestinguibile, dice Gesù nel Vangelo. Quindi queste sono le immagini decodificate dietro queste espressioni di San Paolo, no? Se l'opera che uno costruisce sul fondamento resisterà al fuoco, costui ne riceverà una ricompensa, ma se l'opera finirà bruciata sarà punita.
Tuttavia egli si salverà però attraverso il fuoco. Pensate che da questo versetto, questo è uno dei versetti da cui il Magistero della Chiesa ha estrapolato l'esistenza del purgatorio, di cui non si parla esplicitamente nel Nuovo Testamento, no? Ma dice, cosa significa si salverà attraverso il fuoco? Ci sarà una purificazione, ecco, che brucerà le paglie, i fieni della miseria della nostra esistenza e cercherà di salvare per la misericordia di Dio quello che in qualche modo è salvabile, no? Questo è un po' in una parola il purgatorio. E poi San Paolo conclude, attenzione, voi siete tempio di Dio, prendiamo coscienza di questa cosa, siamo battezzati. E il tempio di Dio, che è la nostra persona, dobbiamo trattarla in maniera conforme alla dignità dei battezzati. Se uno distrugge il tempio di Dio, non è chi mette una bomba in una chiesa, anche se è una cosa gravissima, ma è chi rovina la propria esistenza, chi maltratta la propria anima vivendo le vizie nei peccati. Dio distruggerà lui, perché santo è il tempio di Dio, attenzione, che siete voi. Le chiese belle, le belle cattedrali, noi quando entriamo in una chiesa bella, dovremmo dire, quanto è bella sta chiesa? Bene, e quanto è tenuta bene dal pastore? Beh, tanto dovrebbe essere bella la mia anima e tanta cura dovrei averla nel tenerla bella agli occhi del Signore, perché la nostra anima è molto più bella di questa cattedrale, molto più bella e molto messa meglio, insomma, sì, per quanto riguarda quello che ha fatto il Creatore. Ecco, potrebbe darsi però che a causa della nostra scarsa cura non sia messa molto bene, no? Ecco, per accedere a tutte queste cose, e concludiamo, bisogna entrare dentro la sapienza divina, ossia non guardare le nostre cose, tutto quello che ci siamo detto non è, come dire, scienza o sapienza umana, ma sono orizzonti soprannaturali. E gli stolti, che sono quelli che negano tutte quante queste realtà, non pensano alla grandezza e all'esistenza di Dio e lo negano in maniera stolta e proprio grossolana, ecco, dice San Paolo, molte volte dietro la scusa della grande sapienza e della scienza umana, cadono sotto questa sentenza dell'Apostolo: la sapienza di questo mondo è stoltezza davanti a Dio, e se qualcuno si pensa di essere sapiente, badi di farsi stolto. Quindi pensi che tutto quello che sa, quel poco che sa, è niente in confronto a ciò che è Dio. E la scienza che ha la usi per ringraziare il Signore, non perché questo diventi un ostacolo per aderire a Lui, come purtroppo accade per molti. I disegni dei sapienti sono vani. E qui poi riprende e conclude San Paolo il discorso fatto nelle puntate precedenti, dei Corinzi che si facevano grandi nel nome degli apostoli. Ah, io sono di Paolo, io sono di Apollo, io sono di Cefa. Non sei grande dietro il nome di qualcuno, sei grande se la tua anima vive in maniera conforme a quello che ti ha insegnato San Paolo questa sera. Edificata su Cristo, cerca di costruire in Lui, a prescindere dagli strumenti che Dio adopera per darti una mano. Voi siete di Cristo e Cristo è di Dio. Sia lodato, adorato e ringraziato ogni momento.